sei? Siamo Matteo De Angeli. Matteo, prestazione perfetta, soprattutto bravi in difesa, perfetti in ripartenza sempre. Oggi devo dire una grande prestazione, come detto te, collettiva della squadra. Oggi abbiamo visto veramente il futboletto che sta prendendo forma, partita dopo partita, anche dopo le sconfitte. Quindi faccio complimenti a tutti i miei compagni perché oggi hanno dimostrato di essere veramente una squadra che può giocarsela fino alla fine per il campionato. Soprattutto rispetto alla partita d'andata dove avete incassato una sconfitta dura, no? Lì sul vostro campo sì. Vi siete praticamente rifatti. Era diversa, però quella Venere era una grandissima Venere, aveva giocatori del calibro di Eusebi, quindi secondo me è una squadra questa molto preparata al completo. Oggi gli mancavano alcuni giocatori importanti, tipo Bongura, tipo altri due ragazzi, insomma non dico i nomi, però ecco, erano rimaneggiati, si è visto, e noi abbiamo sfruttato alla grande il nostro potenziale e abbiamo fatto 3 punti senza prendere gol per la seconda partita consecutiva, che a calciotto insomma lascia sempre qualcosa di importante per tutto il gruppo. Rapidamente Ortame, grandissimo portiere, praticamente voi state bravi difensivamente, ma quando vi passano lui para tutto. Riccardo è la scoperta in questo momento, soprattutto perché noi ci forgiamo di avere secondo me i due portieri. Riccardo l'ha dimostrato in queste ultime 2 partite, Marco Caterini, insomma non serve neanche le mie parole, quindi siamo una squadra completa in tutti i ruoli, abbiamo 3-4 cambi su tutti i ruoli, quindi insomma complimenti al presidente e al mister che hanno fatto questa rosa. Poi se mi permetti proprio una cosa veloce, vorrei dire a questa vittoria a Simone Pinotti, che è un ragazzo che sta molto vicino alla parte football 8 vecchia di questo gruppo, che è riuscito anche con i suoi consigli a darci amalgama ancora di più, quindi vorrei insomma dare il merito anche a sto ragazzo che magari non in campo, però fuori ha fatto tanto per tutta questa squadra, quindi un complimenti anche a lui. L'ultima, 2 parole sulla prossima partita. Sarà una partita dura, come tutte quelle della Lega. E non mi ricordo con chi giochiamo, però va bene uguale. Aspetta, volo, questa va a tagli per favore, sì, poi ricominciamo. No, la Venere, prossima è Football 8. Ah, ok, Cottini. Benissimo, rifacciamo la nuova, bella partita. Vai, partita col Cottini. La partita al Cottini è una partita difficile perché insomma questi ragazzi hanno 26 punti, pure loro, se gioca al terzo posto, una squadra che ci crede, che gli piace, una squadra che ci mette il 100%, c'ha giocatori di livello. All'andata 1-4, e vediamo, perché secondo me noi al completo è difficile per tutti, dobbiamo essere solo noi con la testa pronti a giocare a pallone, per il resto poi scendere in campo e dare il 110% e vincerle tutte, perché questo è quello che ci chiede il presidente. Grazie. Grazie a te. Ciao a te. Buona